Sì, così ingiustificata, i forconi tornano in piazza e anche a Trapani e caccia benzina e cibo. Assaltati in particolare distributori, ma il blocco dei tir è stato scongiurato. PD al voto, domani si celebrano le primarie per l'elezione del segretario nazionale del partito, a Trapani seggi aperti all'Hotel Crystal. Crocerismo e intermodalità, esperti a confronto per incrementare il traffico crociere a Trapani con l'incontro promosso da Tenet Trident Group. Educare alla sicurezza, a Marsala le forze dell'ordine incontrano gli studenti e tracciano un bilancio degli incidenti stradali degli ultimi mesi. Da San Siro a Cittadella, il Trapani affronta in trasferta i Veneti, tra poco alle 15 la pallacanestro Trapani anticipa oggi in trasferta alle 20.30 contro Verona. Benvenuti a tutti a questa edizione di TG Sud, dopo i titoli una brevissima pausa pubblicitaria. Sinatra. Il Baglio Fontana di Buseto Palizzolo presenta La storia in un piatto, laboratorio storico gastronomico sulla cucina siciliana. Come si faceva un tempo la pasta fresca? Ci hanno insegnato gli arabi e impareremo a farla con il buso. Con Federico II invece abbiamo imparato lo sfarzo in cucina e l'arte della decorazione. Da tutti abbiamo appreso qualcosa, riscopriamolo insieme. La storia in un piatto, 9 incontri laboratorio sulla storia della cucina siciliana. Apertura venerdì 13 dicembre. Baglio Fontana, Buseto Palizzolo. Parti con noi per un viaggio nella storia della cucina trapanese. Scopri le grandi offerte Chisenè per te e la tua famiglia. Tante proposte colorate ed allegre a prezzi super convenienti. Accappatoio 27,90€. Pigiama uomo 15,90€. Set di spugna in puro cotone 5,90€. Plaid 6,90€. Buone feste da Chisenè. Via Fardella 254. A fianco al nuovo negozio di camicie Daddy & Son. Da una lunga tradizione di gusto, ristorante pizzeria Margarita, cucina tipica trapanese, pizza cotta nel forno a legna anche a pranzo oppure portata al tuo domicilio. Al Margarita tutti i giorni pranzo veloce a soli 10 euro e menù turistico 15 euro. Margarita, anche per i tuoi banchetti. Ristorante pizzeria Margarita, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Via Manzo, piazzale Ilio, a Trapani, telefono 0923 26 26 2. E diamo la linea subito a Stefania Renda per un breve anticipo dei minuti che precedono la nuova partita del Trapani Calcio. Sì Antonella, grazie e buongiorno a tutti i telespettatori. Manca pochissimo il fischio d'inizio di Cittadella Trapani, partita valevole per questo 17° turno di campionato di Serie B. Quindi subito dopo tutte le notizie tornate qui con noi perché vi daremo tutte le anticipazioni. Forconi sul piede di guerra minacciano lo stop dei trasporti, anche a Trapani ci sono già code davanti ai distributori di benzina. Vediamo il servizio. Tornano i forconi a Trapani, scoppia la psicosi, caccia a benzina e cibo per tutta la giornata di ieri, ma anche questa mattina code davanti ai distributori per fare il pieno. Scene che si erano già viste nel passato, quando la protesta dei forconi mise in ginocchio lo stivale con il blocco dei tir. La paura di restare a secco ha fatto scattare nel capoluogo e nel suo hinterland l'assalto alle pompe di benzina, ma anche ai supermercati per approvvigionarsi di generi alimentari. Alcuni impianti sono già rimasti senza carburante, code, caos e tensione, ma i camionisti hanno revocato lo sciopero. Le sigle sindacali AIAS e Forza d'Urto, che rappresentano la gran parte degli autotrasportatori siciliani, hanno infatti deciso di non aderire al blocco degli autotrasporti indetto dai forconi. Insomma, una corsa inutile perché nell'isola gli autotrasporti saranno garantiti. Strade segnate dal sangue, Marsala ne è testimone. Oggi al complesso monumentale San Pietro si è parlato di sicurezza stradale con l'iniziativa del Lions Club rivolta agli studenti. Fra gli altri sono intervenuti i rappresentanti delle forze dell'ordine a relazionare su un argomento che spesso ha segnato la cronaca marsalese. Dalla guida scorretta alla pirateria stradale, il percorso verso le vite spezzate. Su iniziativa del Lions Club, oggi un incontro per educare i giovani alla sicurezza stradale.
Qual è il messaggio che noi oggi vogliamo comunicare? È un messaggio di correttezza globale, cioè l'utente della strada, i giovani, non solo i conducenti, ma anche e soprattutto i pedoni e i ciclisti devono avere la percezione del pericolo, non la semplice sensazione, ma lo devono percepire in modo consapevole, perché soltanto attraverso una condotta sistematica, regolare sulla strada si possono evitare le morti. Quindi cosa fare per poter rimediare a questo fenomeno? Soprattutto incontrarsi con i giovani, cioè formare i futuri conducenti, i futuri cittadini, dare loro una formazione e soprattutto riuscire a fare in modo che loro possano codificare bene il messaggio di pericolo. E per codificarlo non basta il linguaggio, cioè non li facciamo venire qua per dire loro che devono indossare la cintura, il casco, perché questo già lo sappiamo tutti, ma vogliamo e speriamo di far loro codificare questo messaggio attraverso delle forme di comunicazione diversa dal linguaggio, attraverso l'esperienza. Infatti proietteremo dei video stamattina che sono molto forti, molto toccanti, però spero che questo riesca a realizzare il passaggio dalla semplice sensazione di pericolo alla percezione del pericolo. E passiamo ora alla politica. Ieri pomeriggio all'Hotel Crystal di Trapani si è tenuto un incontro a sostegno della candidatura di Matteo Renzi alle primarie di domani alla segreteria nazionale del PD. Vediamo. L'incontro si è aperto con gli interventi del coordinatore del circolo Big Bang al centro, Cristian Emmola, e del segretario del PD, Francesco Brillante. Presenti all'iniziativa anche Domenico Venuti, il segretario provinciale Marco Campagna, l'onorevole Antonella Milazzo, la senatrice Pamela Orru, che ha parlato dell'importanza delle primarie di domani. In un momento politico come questo ha una doppia rilevanza questa scelta del segretario, perché noi siamo al governo, siamo in maggioranza, anche se questo non è il nostro governo, nel senso in cui è un governo di ormai un po' meno larghe intese, ed è ovvio che il nuovo segretario del Partito Democratico dovrà insieme al Presidente del Consiglio decidere e affrontare quali sono le problematiche importanti e cosa il Partito Democratico vuole portare avanti, quindi dettare l'agenda politica in quanto segretario nazionale, e qua di ovare aiutare il Premier nel indirizzare anche le scelte del governo rispetto a quello che il partito deciderà. Domenica le operazioni di voto si apriranno alle 8, andranno avanti fino alle 20. I candidati alla carica di segretario nazionale sono Gianni Cuperlo, Matteo Renzi e Pippo Civati. A Trapani si voterà nei due seggi allestiti all'Hotel Crystal di Piazza Umberto I. Il seggio numero 3, destinato agli elettori delle frazioni di Mocarta, Ummari e Folgatore, sarà invece a Napola. Si voterà anche per i componenti dell'Assemblea nazionale. In lista, a sostegno di Matteo Renzi, c'è Anna Maria Angileri, che ha lanciato un appello al voto. Tengo a sottolineare che non bisogna avere né tessere di partito né essere iscritti prima, ma chiunque dalle 8 del mattino alle 8 di sera, giorno 8 dicembre, potrà recarsi ai seggi e votare Matteo Renzi e cambiare così il Partito Democratico e l'Italia sicuramente. Il programma di Renzi indubbiamente contiene dei punti di fondamentale importanza, primo fra tutti riduzione del costo della politica, maggiore sobrietà in politica, riduzione del numero dei parlamentari e poi un piano di investimenti sulla scuola, sugli asili, sui giovani, un taglio netto alla disoccupazione, a tutti gli altri problemi che attanagliano in questo momento l'Italia, che sono certa Matteo Renzi riuscirà a risolvere con la sua tenacia, la sua determinazione e con le sue indubbie capacità. E Forza Italia avvia anche a Trapani la fase di rinnovamento e di rilancio del partito, iniziativa questa mattina alla Baia dei Mulini. Conferenza stampa questa mattina alla Baia dei Mulini di Trapani della rinata Forza Italia. Il compito di predisporla è andato a Ubaldo Ruvolo, già vice coordinatore provinciale del PDL, che dai vertici nazionali del partito è stato investito dell'incarico provvisorio di riorganizzare lo stesso in provincia. Attorno a lui l'ex senatrice del PD Maria Pia Castiglione, l'ex deputato regionale di Grande Sud poi confluito nel PDL Toni Scilla, gli ex consiglieri provinciali del PDL Paolo Ruggeri e Pietro Russo, gli attuali consiglieri comunali di Trapani Giovanni Vassallo, Francesco Salone e Peppe Ruggirello, il consigliere comunale di Favignana Salvatore Braschi, di Erice Cettina Montalto, ma anche tanti altri comuni minori. In sala una buona rappresentanza di simpatizzanti della prima ma anche dell'ultima ora. È stato lo stesso Ruvolo a tracciare obiettivi e programmi del partito riportato in rampa di lancio da Silvio Berlusconi.
Partiamo con un marchio che ha fatto la storia della politica italiana, che ha portato una ventata di novità nel 94 e adesso in maniera nuova ritorna sulla scena politica. Un partito che tutto vuole essere tranne che verticistico, io non ho nessun incarico particolare, gestisco in questo periodo transitorio quello che è l'organo provinciale che era del PDL, il partito da Roma mi ha chiesto di ripartire presentando il partito, abbiamo coinvolto tante anime, dai consiglieri comunali di tutte le province, di tutte le cittadine che insistono in provincia, agli ex parlamentari, ai parlamentari, ai sindaci. Oggi abbiamo avuto una risposta entusiastica, spontanea, questa è una conferenza stampa, non è un comizio, e in due giorni abbiamo ricevuto tante adesioni da tanta gente che da tutta la provincia non vedeva l'ora di ricominciare a fare politica per condividere i principi e i valori che vedono nell'unico leader che noi riconosciamo, la persona che si vuole seguire, che è il presidente Berlusconi. Cambiamo l'argomento, crocerismo e intermodalità nella città di Trapani, l'argomento discusso ieri in occasione dell'incontro organizzato dall'Atena, Associazione Italiana di Tecnica Navale, nella sala conferenze Pippi Panfalone della Trident Group a Trapani. Un lavoro di marketing mirato a rafforzare le presenze dei croceristi sul territorio trapanese e le diverse possibilità occupazionali sono stati alcuni degli argomenti affrontati ieri nell'incontro promosso dall'Atena e da Trident Group. In particolar modo queste riflessioni riguarderanno la nuova proposta di legge che disciplina in maniera diversa proprio le autorità portuali e il lavoro portuale, e in particolar modo uno degli aspetti che sarà sicuramente oggetto di discussione è quello che individua come parametro possibile tra gli altri il fatto che un porto può mantenere un'autorità portuale se ha 1 milione di passeggeri. L'iniziativa che prevede che MSC venga a Trapani l'anno prossimo non più con il transito ma con lo sbarco in barco, questo è chiaramente un ragionamento che ci può garantire con un sacrificio, con un lavoro notevole, che Trapani mantenga la propria autorità portuale, che è l'elemento fondamentale per garantire gli investimenti. Iniziative come la nostra che promuovono la diffusione della cultura tecnica e scientifica in campo tecnico navale e nautico, sono le prospettive per il futuro, anche per i nostri giovani che si iscrivono sia agli istituti nautici sia alle università corrispondenti, perché c'è un assoluto bisogno di un rinforzo dal punto di vista tecnico e scientifico in tutti questi settori, che sono gli unici che in questo momento garantiscono uno sbocco occupazionale. Il traffico croceristico a Trapani significa crescita e sviluppo della città, che ora deve essere pronta a moltiplicare i numeri. Come si può preparare una comunità a questo tipo di lavoro, a questo tipo di impegno? Grazie alla sinergia tra gli operatori che insistono sul territorio, che mai come in questo periodo hanno la necessità di operare in stretta sinergia, appunto. E il trend è decisamente positivo e la possibilità di incrementare con l'arrivo dell'MSC nella stagione 2014 decisamente porterebbe nuova linfa vitale in questa realtà depressa, in considerazione che altri settori, sempre del traffico marittimo, in questo periodo languono per certi aspetti. E proprio oggi al porto di Trapani c'è il primo approdo della Pacific Princess. Vediamo. Grazie al proficuo lavoro della Trident Group sullo traffico delle crociere, dopo 2 anni si concretizza l'accordo nato in occasione di una fiera internazionale con il gruppo Princess Cruise. Oggi il porto di Trapani registra il primo approdo della Pacific Princess, la piccola della flotta americana che trasporta ben 680 passeggeri partiti da Napoli alla volta di Barcellona. Trapani da anni è inserita nei circuiti internazionali ed il porto è tappa di diverse compagnie di navigazione e la collocazione geografica rappresenta un'ottima condizione per garantire l'incremento dei passeggeri e un ulteriore sviluppo del territorio. Il turismo si conferma pertanto un settore di punta sia come volano dell'economia che come possibilità di sbocchi occupazionali.
In vista delle elezioni per la consulta degli stranieri in programma il 15 dicembre, la lista dei candidati dell'Africa rivolge a tutti gli interessati l'invito ad un confronto che si terrà lunedì alle 15 nella sede dell'Ufficio dei Servizi Sociali e Socioassistenziali del Comune di Trapani. Questa mattina presso la sala di Palazzo De Filippi si è tenuto il convegno Pelliadi riflessioni sul riuso della Colombaia. L'evento è stato promosso dall'Istituto di Studi Economici e Sociali Nova Civitas, presieduto da Livio Marrocco, che abbiamo ascoltato. Il primo messaggio è quello di non abbassare la guardia e l'attenzione rispetto a un bene che rappresenta il simbolo non soltanto di tutti i trapanesi ma di tutto il territorio provinciale. Quindi in questo senso vogliamo mantenere alto anche il livello dell'attenzione rispetto a un tema che per noi è importante, quello del recupero della nostra identità, della nostra tradizione. E lo facciamo attraverso un progetto che un gruppo di architetti hanno voluto sottoporci e che noi abbiamo voluto sposare e allo stesso tempo far conoscere soprattutto alle autorità civili, alla deputazione, a chi in qualche modo ha un ruolo importante nel nostro territorio, affinché non si perda quella sorta di attenzione alta che c'era fino a poco tempo fa rispetto a questo bene. Noi oggi presentiamo un progetto che riguarda non soltanto il recupero del bene in sé, ma soprattutto tutta la zona che insiste attorno alla Colombaia, quindi la zona esistente sul Lazzaretto, sulla la palazzina di Villa Milo e soprattutto l'idea di finalmente collegare la terraferma con l'isolotto della Colombaia. Ecco, questo è il progetto che noi oggi presentiamo, è un progetto tra l'altro non molto costoso, quindi a portata di mano, che secondo me può essere anche sposato da privati. Un'intera giornata di approfondimento del disturbo bipolare con l'iniziativa promossa dall'Associazione Medico-Chirurgica Lili Betana. Vediamo. Professionisti del settore medico si sono ritrovati oggi nella sala conferenze della Biblioteca Comunale di Marsala per partecipare al convegno scientifico dedicato al disturbo bipolare, una patologia molto diffusa ma poco curata che richiede grande attenzione ed un intervento congiunto di specialisti. Una patologia estremamente frequente perché colpisce il 4-5% della popolazione generale, ma soltanto l'1% accede alle cure, cioè chi accede alle cure? Le forme più gravi, le forme dove è chiara la patologia, perché hanno le fasi ipomaniacale o maniacale e le fasi depressive, questa alternanza, come dice la stessa parola, bipolare, cioè i due poli, polo positivo e polo negativo. In questa patologia non devono essere date antidepressivi, ansiolismo, sono tutti equilibratori del tono dell'umore, dei farmaci che stabilizzano l'umore. Possibilità di guarigione? Non esiste la guarigione in questa patologia, esiste curabilità. È una patologia che può essere curata, ma bisogna curarsi tutta la vita, perché guarigione ancora non esiste. Nonostante il disturbo bipolare sia un disturbo dell'umore, in realtà il primo trattamento deve essere rivolto all'energia. Per controllare l'energia, evitare fluttuazioni in più o in meno, possiamo usare farmaci stabilizzanti dell'umore come il litio, valproato, carbamazepina, oppure farmaci che sono chiamati antipsicotici ma che non funzionano solo sulla psicosi e riescono anche a controllare l'energia, controllare il sonno, controllare l'appetito e tutta una serie di sintomi che poi riescono a trascinarsi dietro un miglioramento dell'umore. Il supporto psicologico quanto conta in questo trattamento? Il supporto psicologico è estremamente importante perché ognuno di noi nasce con una predisposizione maggiore o minore per il disturbo bipolare e direi per la maggior parte dei disturbi psichiatrici. Su questa predisposizione però, a seconda di cosa succede, a seconda di fattori psicologici, a seconda di fattori sociali, si può o meno intervenire e di conseguenza si può prevenire l'insorgenza del disturbo. È stato presentato ieri presso il Collegio dei Gesuiti di Alcamo il Master di secondo livello in marketing territoriale promosso dalla Banca d'Orizzonte. La work experience del Master sarà incentrata sullo sviluppo del Creative Lab Alcamo, progetto di dotazione di servizi culturali e di promozione della produzione artistica contemporanea promosso dal Comune di Alcamo e dall'Università di Palermo con la partecipazione di cooperative operanti nel territorio alcamese. L'evento promuove la sinergia tra soggetti diversi per la formazione di professionalità dedicate allo sviluppo del territorio. Non è pensabile che lo sviluppo di questo territorio passi attraverso industrie, passi attraverso raffinerie,
deve passare attraverso ciò che abbiamo. Abbiamo una splendida natura e abbiamo del splendido patrimonio architettonico. Questo master e questa sinergia tra amministrazione, università, banca, territorio, cultura è qualcosa, è l'unica strada che può portare alla ricchezza. Questa opportunità arriva qui ad Alcamo grazie al supporto della Banca Dorrizio, che ha un ruolo importante in questo contesto. La Banca Dorrizio ha sperimentato da tempo quanto sia importante investire in cultura e quanto l'investimento in cultura generi valore. Questo è il primo motivo per cui noi siamo fermamente convinti che un progetto di marketing territoriale sia importante per lo sviluppo del territorio. Per secondo, devo dire che la Banca Dorrizio da molti anni è impegnata in diverse azioni che riguardano i giovani. È per questa ragione che la banca già da 2 anni ha costituito un'associazione dei giovani soci della Banca Dorrizio. Allora questa è una bellissima opportunità di uno sbocco occupazionale per i giovani che crea anche valore per il territorio. Quei due progetti, un progetto di formazione universitaria che è il master e un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale e di animazione con eventi artistici relativi all'arte contemporanea che si svolge ad Alcamo. Dunque il master si sposta ad Alcamo. Questo master lavora attorno a 3 parole chiave: innovazione, facilitazione e imprenditoria. È un master che formerà degli innovatori, perché le persone che lo frequenteranno cambieranno anche il modo di guardare alla cultura e ai beni culturali, mettendogli dentro la nozione di valore, la nozione di produzione di nuova ricchezza, nuovi posti di lavoro. Ed è tutto pronto a Marsala per l'apertura ufficiale dei mercatini di Natale, che avverrà oggi pomeriggio alle 17.30, un vero e proprio salotto da piazza Matteotti a via Roma per creare un'atmosfera di festa e consentire a tutti di passeggiare indisturbatamente in occasione dello shopping di Natale. Vi è bloccata il traffico veicolare pertanto e parcheggi ampliati tra il comunale, la Salinella e la stazione ferroviaria. Le isole pedonali resteranno aperte fino all'Epifania. Mercatini di Natale anche ad Erich, diverse le rappresentazioni della Natività ad iniziare dal presepe nella chiesa di Santa Teresa da Jamie Calleri, iniziativa anche nel quartiere spagnolo domani pomeriggio alle 15, dove sarà inaugurato il presepe del maestro Giuseppe Crapanzano. A seguire il laboratorio per bambini C'era una volta il presepe riciclato. E continua a Trapani, in via Orfani, la mostra Spazio Onirico, in esposizione a alcune opere di Lilian Russo. In Spazio Onirico sono stati esposti 10 oli su tela di grandi dimensioni realizzati tra il 2005 e il 2010 dall'artista Lilian Russo, oltre che una decina di disegni su carta, cui alcuni del 2006 fatti con la tecnica pura dell'acquarello, altri realizzati sino al 2013 e caratterizzati da tecniche miste di piccolo formato. Nell'esposizione dal titolo Dio Madre, i visitatori presenti hanno avuto la possibilità per una sera di ammirare diversi lavori inediti dell'artista Lilian Russo, una antologia di figure femminili rappresentate alcune a viso scoperto, altre completamente immerse nel loro mondo. Si va dalla Venere primordiale, la Grande Madre, alle figure mitologiche quali sirene e ninfe, dalle Madonne Nere di estrazione culturale europea alla caccia alle streghe del periodo medievale e moderno. Si concluderanno domani nella frazione di Xit festeggiamenti in onore di Maria Santissima Immacolata. La giornata inizierà alle 5 con il Santo Rosario e la Messa dell'Aurora, poi la processione della Statua dell'Immacolata accompagnata dalla banda musicale Città di Paceco. La giornata si concluderà con i tradizionali giochi pirotecnici. E sempre a Xit sarà possibile visitare la mostra della Natività, il presepe realizzato da Giuseppe Borghi, che potrà essere visitato tutti i giorni dalle 15.30 alle 20.30. Oggi pomeriggio invece alle 16.30, nell'ambito del progetto Conoscere e Riconoscere 2013, promosso dall'Associazione Amici del Museo Pepoli, verrà effettuato nel centro storico di Trapani un itinerario tematico dal titolo Nel tratto di Maria, immagini e simulacri dell'Immacolata, con partenza dalla chiesa dell'Immacolatella. E continua invece per tutto il weekend a Custonaci lo Spingia Days. L'iniziativa si tiene a Piazza Europa, dove anche questa sera e domani si terranno le degustazioni del tipico dolce e di altri prodotti locali, previsti momenti di intrattenimento. Vediamo ora gli appuntamenti in onda sulla nostra emittente. Alle 19.40 il magazine, alle 20 appuntamento con TG Sport, domani invece alle 20.30 appuntamento con la rubrica settimanale Mondo Donna a cura di Angela Cangemi. Con questo è tutto, vi auguro un buon weekend.
Il centro di riferimento per la tua revisione di auto, moto, tricicli e quadricicli è Rocco Aiuto e Romeo Vincenza. Siamo fornitori e installatori di ganci per traino come Umbra, LB, Plini e Gigliotti. Rivenditori di carrelli, sostituzione marmitte e parabrezza a prezzi convenienti. Anche lucidatura fari opacizzati. Il centro revisione Rocco Aiuto e Romeo vi ricorda che i veicoli immatricolati nel 2009, quest'anno scade la revisione. Siamo in via Lombardia 80 a Casa Santa Erice, di fronte alla Cittadella della Salute. Ovunque nel mondo c'è una Ford che ti assomiglia. Vieni a scoprirla nella concessionaria Ford Mocker. A Trapani, in via Vincenzo Baviera, zona industriale. Buongiorno e benvenuti al TG Sud Sport. Manca veramente pochissimo al fischio d'inizio di Cittadella Trapani, partita valevole per il 16° turno di questo campionato di Serie B. Nell'anticipo di ieri sera il Padova ha battuto in trasferta il Cesena per 1-0 con rete di Pasquato. Intanto ascoltiamo le parole di mister Roberto Boscaglia. Bene. La trasferta di San Siro dobbiamo prenderlo come una splendida giornata e dove sicuramente è cresciuta la nostra autostima, la nostra consapevolezza, però domani è una questione assolutamente diversa, dove ci sono in palio 3 punti e contro una squadra che in questo momento è la nostra concorrente diretta, quindi dobbiamo stare molto attenti, sarà una partita difficile, però la vediamo bene. Ma intanto è una squadra che gioca bene, soprattutto nell'ultima giornata l'ho visto giocare veramente bene, una squadra propositiva, una squadra che attacca e che sa fare sia la fase offensiva che la fase difensiva bene. Quindi poi c'è il fatto che magari non dobbiamo cadere nella trappola di San Siro, nel senso che comunque noi veniamo da una giornata importante, ma dobbiamo accantonarla il più presto possibile e rimetterci in marcia in campionato, che è la cosa più importante per noi, quindi queste sono le piccole insidie che possono comunque che possiamo incontrare domani. No, ma avete visto benissimo, abbiamo fatto un turnover massiccio totale, tranne Martinelli che aveva giocato la partita precedente, ha giocato ma solo perché ha squalificato, perché gli altri che avevano giocato la settimana precedente hanno solo giocato una ventina di minuti mancosi, una trentina a Ceremitaro, quindi la squadra sta bene. E cerchiamo, appunto, abbiamo cercato di fare questo turnover perché sapevamo che l'impegno di Milano a livello fisico e mentale sarebbe stato un impegno importante, perché se giochi contro l'Inter è normale che metti impegno, quindi ho voluto assolutamente centellinare le forze del resto della comitiva e poi domani vedremo se ci sarà bisogno anche di quelli che hanno giocato contro l'Inter, li metteremo in campo, ma ripeto, tutti quelli che andranno domani in campo sicuramente saranno abbastanza freschi. E noi ringraziamo la disponibilità dell'ufficio stampa del Trapani Calcio per le immagini, quindi per l'intervista di Boscaglia. Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Cristian Bagnoli di Teramo e Marco Zappatore di Taranto, l'arbitro di oggi. Il quarto uomo sarà Dario Melidone di Frattamaggiore. Manganiello ha già arbitrato il Trapani in occasione di Bari-Trapani, partita finita 1-1. Andiamo a ipotizzare la formazione del Trapani in porta Nordi, poi Garufo, Pagliarulo, Terlizzi, Rizzato in difesa, Nizzetto, Ceremitaro, Pirrone, Finocchio a centrocampo, Gambino, Mancosu in attacco. Invece, per quanto riguarda Milan Djuric, dopo il ricorso del Trapani Calcio, la squalifica che era stata commiata al giocatore del Trapani in occasione della partita Juve Stabia Trapani è stata ridotta da 3 giornate a 2. Torniamo per un attimo a mercoledì, alle emozioni di mercoledì di Inter Trapani, ed andiamo ad ascoltare le parole del direttore sportivo Granata, Daniele Faggiano. Daniele, a volte il cuore può far arrivare anche dove talvolta la tecnica, la tattica non possono arrivare. Sì, sì, volevo rispondere pure un'altra C, ci vuole pure un'altra C, però va bene. Va bene, però la tecnica e la tattica penso che l'abbiamo fatta vedere pure contro una grande squadra che è l'Inter. Il secondo tempo abbiamo fatto una bella partita, il primo tempo 3-0 era un po' esagerato, il rigore c'era, per cui ce la potevamo risparmiare tutti.
però siamo contenti prima di tutto per i tifosi e per noi che stiamo dimostrando che giocando possiamo fare bene ovunque. È normale che abbiamo i nostri limiti, ma non era oggi la partita che dovevamo far vedere qualcosa di speciale. Io spero che adesso, finita la festa, da domani si ricomincia per il Cittadella. Daniele, dica la verità, te l'aspettavi oppure no che sarebbe finita così? No, non me l'aspettavo, però ero troppo tranquillo perché la squadra era in forma, era gasata, chi ha giocato meno si è fatto trovare pronto, per cui va bene, sono contento di chi ha giocato, si è fatto trovare pronto chiunque. E poi hanno giocato, come sempre dice Boscaglio, alla Boscaglia. Una nota di merito per i tifosi? No, soprattutto per i tifosi, per cui è stato emozionante pure stamattina. Io ero con i miei genitori in giro per Milano, per Trapani, perché sembrava tutto Granata, era bello, bello. Grazie, che ci stiamo sempre vicini, è importante. Andiamo anche a guardare a casa del Cittadella, sono ancora fermi per infortunio Di Donato, Donnarumma, Montini, Alborno e Lora. Ultima gara di stop per Colì che sconta la terza delle tre giornate commiate dal giudice sportivo. Questa è la lista dei 18 convocati, in porta Di Gennaro, Pierobon, in difesa Pellizier, Marino, Sosa, Pecorini, Gasparetto e Pugliese, a centrocampo Busellato, Paolucci, La Camera, Colombo e De Leidi, e invece in attacco Di Roberto, Minesso, Perez, Coralli e Dumitru. Vediamo a questo punto anche gli altri impegni di questa giornata di campionato. Cesena-Padova, partita che si è giocata ieri sera, terminata 0-1. Poi Brescia-Regina, Carpi-Varese, Cittadella-Trapani, Crotone-Empoli, Juve-Stabia-Bari, Lanciano-Palermo, Novara-Modena, Siena-Pescara, Ternana-Latina si giocheranno oggi alle 15. Invece Spezia-Avellino è il posticipo di lunedì sera alle 20:30 che seguiremo in diretta in Sport Sud il lunedì. E adesso passiamo al basket. Questa sera alle 20:30 per l'anticipo di questa 11ª giornata di campionato di Lega 2 Gold si giocherà in terra veneta Verona-Trapani. Lino Lardo ci presenta la panchina, quindi la partita, quindi andiamola ad ascoltare. Se guardiamo adesso il campionato e il calendario, diciamo che non abbiamo avuto un bruttissimo calendario fino adesso. Adesso arriva il momento difficile e dobbiamo mettere la testa giù e lavorare. Non possiamo permetterci, dopo tre vittorie anche importanti, di pensare di essere appagati. Verona penso che troverà la solita Trapani, che ha voglia di mettere in difficoltà la squadra avversaria, una squadra che pian piano sta cercando, anche nella partita di domenica, come ho visto delle cose positive, che vuole giocare insieme, che cerca di controllare i ritmi della partita a suo piacimento. Qualche volta ci riusciamo, qualche volta no, ma che non mollerà di un centimetro, anche se saremo in difficoltà, se ci mancherà qualche giocatore o se qualche giocatore non sarà al meglio, però la nostra identità deve essere di una squadra che lotterà fino all'ultimo minuto. Ho degli ottimi ricordi, io sono stato sia giocatore che poi allenatore, due stagioni da giocatore con Dado Lombardi indimenticabili, perché due grandi stagioni, e poi la stagione da allenatore, che era la mia prima esperienza in A1. Perciò è chiaro che sono legato a buonissimi ricordi e anche a momenti importanti della mia carriera, perciò è chiaro che ritorno volentieri e chiaramente mi piacerebbe far bella figura. Kia, qualità garantita 7 anni, presenta Se fossimo infallibili. Se non facessimo passi falsi, non ci sarebbe differenza tra noi e le macchine. Ma poi, dove sarebbe il bello di guidarle? Stay human. Automondo, unica concessionaria Trapani Kia Motors.
Piccolo Borgo, il ristorante ideale per le tue cene romantiche. Piccolo Borgo, un posto accogliente dove poter gustare principalmente tante pietanze a base di pesce. Organizziamo per voi piccoli banchetti e ricevimenti. Piccolo Borgo, via Principe Tommaso 4, in piazza a Apaceco, telefono 092 38 61 132. E vediamo che squadra è Verona. Allora, a guidare la compagine veneta è coach Ramagli, allenatore famosissimo di Biella, Pesaro, Treviso e anche Teramo. In cabina di regia c'è Jerry Smith, l'anno scorso in A1 a Cantù si era fermato per un infortunio, ma fino a quel momento era stato lui il regista della squadra piemontese. Per quanto riguarda la guardia è Carraretto, non ha bisogno di presentazioni, ex nazionale ed ex Siena. L'ala piccola è Ronel Taylor. Sotto canestro invece troviamo due lunghi atipici, Craig Callahan, giocatore col vizio della doppia doppia, e Matteo Daros, che viaggia con una media di 9.4 punti a partita. Il centro puro invece è Luca Gandini, ex Trieste, con una media di 20 minuti giocati a partita. A disposizione Boscagin, Reati e Grande, quindi anche a disposizione di mister Ramagli ci sono dei giocatori di alto rango. Per quanto riguarda invece Kelvin Parker, Kelvin si era fermato questa settimana a causa di un problema al bicipite femorale della gamba sinistra, però ieri ha provato ad allenarsi e lo staff medico e coach Lino Nardo si riserveranno di decidere questa sera, poco prima della partita, sul suo utilizzo o meno. Guardiamo a questo punto anche le partite di questo turno di Lega 2. Questa sera alle 20.30 Verona-Trapani, Biella-Imola, Brescia-Napoli, Capodornando-Trieste, Casale-Forlì-Torino-Veroli, Barcellona-Trento-Ferentino-Iesi sono invece le partite che si giocheranno domani alle 18. Scendiamo a questo punto a dare un'occhiata al calcio regionale. Vediamo quali saranno gli impegni delle squadre impegnate appunto della provincia di Trapani. Per la 14ª giornata di eccellenza, Alcamo San Cataldese, Atletico Campofranco Riviera Marmi, Folgore Selinunte Mazara, Serra di Falco Marsala. Sempre 14ª giornata, ma questa volta in promozione, Fulgatore Castellammare, Strasatti Favignana, Paceco Ligni Trapani, Salemi Monreale, Riposa Dattilo. 12ª giornata, scendiamo in prima categoria, Borgata Terrenove, Città di Casteldaccia, Isola delle Femmine, Campobello, Equipe Comprensorio Palermo, Bonagia, Sant'Andrea. 8ª giornata in seconda categoria, le partite sono queste: Ares Menfi, Belice Calcio, Atletico Erice Juvenili, Avvenire, Nuova Sportiva del Golfo, Città di Petrosino, Libertas Marsala, Gattopardo Calatafimi, Don Bosco. 8ª giornata in terza categoria, AC Belice 2013, Città di Partanna, Atletico Favignana, Sporting RCB, Balestrate Custonaci, Val di Mazara Buseto, Paolini Marsala, 5 Torre Trapani, Pro Mazara Prater, Valderice Calcio 2013, Nicola Gervasi Guarrato, Riposa Nubia Libertas. Invece per quanto riguarda i campionati minori di basket, in divisione nazionale C, impegno in trasferta per la Pallacanestro Marsala a Porto Empedocle, oggi alle 18 nella 10ª giornata. Il basket Mazara giocherà sempre alle 18, domani a Monreale. E i giovanissimi Giovanni Costa, Lorenzo Genovese e Lorenzo Tartamella sono a Termoli con la rappresentativa siciliana per l'Under 14. Chiudiamo con la pallavolo turno di sosta nel campionato di B1 maschile. Invece in quello di B1 femminile la Sigel giocherà oggi alle 16.30 contro Cisterna Latina in trasferta. Primo test da capolista per la formazione di Ciccio Campisi. Per ora è tutto, manca pochissimo il fischio d'inizio di Cittadella Trapani. Questa sera nell'edizione delle 20 vi daremo tutto il resoconto di questa partita. Io vi ringrazio per averci seguito, arrivederci.